Buongiorno a tutti e benvenuti al nostro webinar sulle opzioni. Il mio nome è Claudia Antenna ed oggi, insieme al mio collega dell'Eurex, il signor Vincenzo Zinna, parleremo di alcuni aspetti delle opzioni e come trattare le opzioni attraverso la nostra piattaforma SwissQuote. Direi dunque di iniziare subito, ma prima vorrei dare il benvenuto anche al signor Zinna. Vincenzo, ci sei? Sì, ci sono. Buongiorno a tutti. Mi fa molto piacere che posso fare questo webinar insieme a voi, SwissQuote, e insieme a voi che ci ascoltate. Grazie. Grazie mille Vincenzo. Allora, prima di passarti la parola, vorrei presentare gli argomenti che tratteremo quest'oggi. Quindi, perché trattare le opzioni? Quali sono i vantaggi? Cosa vuol dire una bassa volatilità? Come usare anche questa volatilità a proprio favore? E verso la fine poi parleremo di come poter piazzare le opzioni presso la nostra piattaforma, come trovarli. E soprattutto come piazzare un ordine. Direi di iniziare subito, non perdiamo tempo. Vincenzo, a te la parola. Eccomi dallo schermo, grazie tanto. Allora, ancora il benvenuto a tutti. Se avete domande, vedete che lì avete la possibilità di fare le domande e proveremo di rispondere. Allora, oggi si tratta di opzioni Eurex. Magari per spiegare un attimo, allora, magari ha già sentito che ci sono delle opzioni che saranno warrants, saranno anche altre opzioni e ci sono le opzioni Eurex. All'inizio spiego un attimino cos'è la differenza. Allora, un'opzione normalmente si compra e poi si vende. Un'opzione, come voi sicuramente sapete, vi dà una call, vi dà il diritto di comprare in un futuro. Vuol dire che magari adesso l'azione costa 98, voi magari comprate un'opzione con uno strike presso l'esercizio di 100 e magari pagate 3 franchi. Perciò avete il diritto di comprare l'azione in un futuro a 3 franchi, a 100 franchi, scusate. Per questo voi intanto pagate 3 franchi. Vuol dire che se l'azione va a 50 o a 0, la perdita massima che avete è 3 franchi. Sono questi 3 franchi che voi avete pagato all'inizio. Se l'azione chiaramente va a 120, siete contenti perché avete il diritto di comprare l'azione a 120, perché avete l'opzione, avete il diritto di comprarla a 100. Va a 120, l'opzione chiaramente vale 20 e avete pagato 3, sarebbe una cosa bella. Comunque io prima di farvi vedere quello che potete vincere, vi faccio vedere anche un po' i rischi. Però andiamo un passo alla volta. Eurex cos'è? Allora, Eurex è una borsa. Questa borsa cosa fa? Noi siamo, diciamo, la centrale che, diciamo, se c'è SwissQuote che magari fa un trade con Credit Suisse, la controparte di SwissQuote non è Credit Suisse, ma siamo noi Eurex. Noi guardiamo che tutti i margini siano lì, così che per il cliente, per voi, non ci sia il rischio che perdete i soldi. Un esempio grande è Lehman Brothers, perché lì con i prodotti strutturati comprato da Lehman Brothers, lì purtroppo i soldi erano via. Intanto coloro che avevano delle opzioni Eurex da Lehman non hanno perso niente perché c'eravamo noi come Eurex che abbiamo preso margini da, scusate, dai clienti che avevano venduto delle opzioni e così il cliente che aveva delle opzioni Eurex da Lehman Brothers non ha perso niente. Allora, noi abbiamo più o meno 400 partecipanti in, come vedete, 35 paesi. Trader, allora market maker e trader, sono più o meno 7.500 persone. Cosa vuol dire? Loro vi fanno un bid e ask, che vuol dire l'offerta e la vendita, così che voi potete dire, ok, io voglio comprare o vendere a questo prezzo. Vi fa, come si dice in inglese, lo spread. E lì voi avete la possibilità di comprare o di vendere. Chiaramente avete anche la possibilità di
di dire ok, il prezzo dell'opzione è 35 su 37, ma io magari vorrei comprare a 36. E anche lì chiaramente avete la possibilità di dare il limite di 36. Bene, andiamo avanti. Allora io gli avevo detto che ci sono le quattro strategie. Allora, la long call, lì come ho detto, c'è il diritto di comprare in un futuro. La long put invece, con quello lì, invece di speculare al rialzo, speculiamo che l'azione scenda. Vuol dire che noi pensiamo magari da 98 l'azione va a 90 e così abbiamo la possibilità di comprare questa put, così se l'azione veramente scende noi abbiamo utile invece di avere la perdita. E questo qui adesso arriviamo sul punto che lei comprando un'opzione normale, un warrant, quello lo può solo comprare e poi vendere. C'è la long call e c'è la long put. Invece da Eurex c'è anche la short call e la short put. Cosa vuol dire? Allora, chiaro, se io compro una call, c'è qualcun altro, ho un market maker, ho un altro cliente che dice, ok, lui compra questa opzione con uno strike di 100 a 3 e io gliela vendo a 3. L'utile massimo, che chiaramente se io ho la perdita di 3, lui allora qui è 4, prendiamo questi 4, allora se io ho la perdita massima di 4, allora colui che vende la call, l'utile massimo è di 4. Se io posso, c'è un utile che va a 120, avevo detto che lì a 120 l'opzione vale 20, avrei fatto un utile. Lui chiaramente avrebbe fatto una perdita di, perché a 20 lui chiaramente lui ha ricevuto solo 3, adesso deve pagare 20 per riavere l'opzione, lui avrebbe una perdita di 17 franchi. La stessa cosa nei short put. Allora, quello che le posso dire, la short call per clienti individuali non lo farei mai, troppo, troppo rischioso. Invece la short put, questa qui, è una posizione positiva. Se magari noi ultimamente avevamo la volatilità che era molto alta, poi della volatilità ne parliamo dopo. Comunque, avevamo la volatilità che era alta e lì magari valeva la pena invece di comprare la call, poi le dico perché, di vendere una put. Chiaro, poteva guadagnare solo quei 4, però magari se l'azione rimaneva allo stesso prezzo e anche la volatilità magari scendeva, almeno quei 4 se le prendeva invece di perdere. Lei vede che anche se l'azione rimane a 100, l'utile di 4 lei ce l'aveva. Perciò questo qui è una strategia che si deve assolutamente guardare. Ok, e adesso qua ho un po' di nomi, magari li guarda un attimo, e poi se è possibile io faccio una piccola domanda e lei, se è possibile, potrebbe rispondere lì dove ci sono le domande, così mi dice una piccola risposta. Adesso non parlo, così vi concentrate un po' sui nomi. Ok, allora la domanda è la seguente. Quanti nomi vi ricordate? Quanti nomi vi ricordate di quelli che avevamo? Magari potete rispondere sullo schermo dove ci sono le domande, così vediamo. Magari senza che lo scrivete, è uguale, senza che lo scrivete. Pensate per voi quanti nomi vi ricordate, perché cosa vi voglio far vedere? Vi voglio far vedere che alla fine dei conti io dico il massimo, veramente il massimo dei nomi che vi potete ricordare sono 5 e non di più. Magari qualcuno dice, ma io me ne ricordo 3, magari qualcuno c'è 7, però la media è un 5. Perché vi dico questo? Quel 5 vale per farvi vedere che noi purtroppo non siamo capaci di ricordarci 100 cose alla volta. Cosa vi voglio dire? Allora, vi voglio dire di quando comprate opzioni o anche azioni, vi prego di concentrarvi su 5 titoli.
Allora, comprando mini DAX, per esempio, comprando SMI, comprando Fiat e comprando ABB e Roche, punto. Cinque titoli alla volta perché non vi potete concentrare su di più. Se chiaramente tutti vi dicono, ah, ma non devi comprare solo cinque titoli, avete sentito che io avevo nominato anche il mini DAX e anche l'SMI, perciò avete un vasto gamma di altri titoli dentro, nel DAX ce n'è 30 e nel SMI ce n'è 25, perciò diciamo già lì avete tanti titoli dentro. Non è possibile concentrarsi di più di 5 titoli, se magari avete 20 titoli, oggi dite ok, oggi compro Roche, domani compro ABB, domani compro Credito Svizzero, poi questo, poi quello. Il punto è che se voi vi concentrate su cinque titoli, voi alla fine dei conti avete un feeling se questo titolo può salire o se questo titolo scende. Invece se voi cambiate sempre, non avete la possibilità di concentrarvi e di sentirvi questi titoli. Ok, andiamo avanti. Questi sono i nomi. Poi, volatilità, cos'è? Allora, noi parliamo sempre di volatilità e alla fine dei conti, purtroppo, ci sono poche persone che sanno cos'è questa volatilità. Comprando delle opzioni, la volatilità è una delle cose più importanti che esiste. Solo che magari fino adesso non sapevamo cos'è. Allora, volatilità di 32% vuol dire che il titolo o l'indice sale o scende il 32% in un anno, non 30, 16 in giù, 16 in su, ma 32 in giù o 32% in su. E questo qui con una probabilità del 68%. Magari ha sentito parlare della curva Gauss, che questo qui le dice il 68%. Solo magari per spiegare un po' la curva Gauss. Allora, come calcolare una curva Gauss? Io magari se faccio la domanda, ma chi va a mangiare alle 11 e un quarto? Chi va a mangiare a mezzogiorno? Chi va a mangiare all'una meno un quarto? E chi va a mangiare all'una e mezza? Allora, io credo, almeno qui in Svizzera interna, alle 11 e un quarto magari di 100 persone ne va una, e all'una e mezza magari ne vanno due, però a mezzogiorno ce n'è magari 60 e all'una meno un quarto, qui in Svizzera interna magari ce n'è 40-45, qualcosa così. E vedete che in mezzo cioè, è alto e sui lati, alle 11 e un quarto e all'una e mezza ci sono poche persone. Perché calcolare questa curva Gauss? È chiaro, se lei ha fame e vuole andare a mangiare a mezzogiorno, magari entra in un ristorante ed è tutto occupato, non ha posto, perciò paga tanto, invece se va all'una e mezza, lei va lì e c'è il posto perché ci sono poche persone. Questo qui è un po' la curva Gauss, quel 68% di probabilità. Però allora questi 32% non ci dicono niente alla fine dei conti in un anno. Quello che noi dobbiamo calcolare per capire la volatilità è di dire ok, io voglio sapere la volatilità giornaliera. E adesso vediamo che ho scritto che la volatilità del 32% calcolata in una volatilità giornaliera è il 2%. Perché? Perché si prende la volatilità e si divide con 16. Per esempio, 16% è una volatilità di 1, 32% di 2 è 85. Come mai 16? Allora, noi nella formula per calcolare le opzioni abbiamo un piccolo punticino dove c'è scritto che prendiamo come si dice, la radice quadrata di due dei giorni lavorativi, 250. Però invece di prendere 250, io prendo 256 e la radice quadrata di 256 è uguale a 16. Perciò se lei da ora in poi vede una volatilità del 32%, la divide con 16 e riceve 2%. O magari se vede una volatilità di 24, la divide con 16 e riceve 1% e mezzo.
Vuol dire che alla fin dei conti lì poi possiamo vedere e dire ah, ok, con questo 1,5% cos'è che ci faccio? Io sono lì e dico ok, io credo che questa azione fino alla scadenza fa dei sbalzi di 1,5% al giorno nella media, non solo un giorno, questo qui sarebbe nella media. E normalmente diciamo la volatilità nelle opzioni è un po' più alta di quella che magari si pensa. Questo qui allora da ora in poi, quando comprate delle opzioni, guardate la volatilità, dite ok, 24%. Ma io ci credo che l'azione sbalza di 1,5% al giorno. Se dite di sì, potete comprarla, invece se dite di no, non vale la pena comprarla. Ok, sono sul sito della Bloomberg e qui vi ho fatto vedere, anzi provo a farvi vedere i prezzi, vedete che l'ABI magari aveva una volatilità del 19%, ADECO del 20%, però se andiamo a vedere qui Credit Suisse aveva una volatilità del 23% quando sono andato a guardare e la Nestlé una volatilità di 14%. Però cos'è che ci dice questo 23% e questo 14%? Diciamo Credit Suisse 24%, quello lì vi avevo detto, vuol dire l'1,5% giornaliera, la Nestlé 14 diviso 16 e questo qui è più o meno il 0,8%, 0,8 o 7, qualcosa così, percento che la Nestlé sale, si pensa che sale o scende a giorno. Ok, però questo qui magari il Bloomberg costa un po' tanto, non ognuno di voi c'è un Bloomberg, però quello che voi avete è la historic volatility come si dice, da Driscoll. Allora, e qui le voglio far vedere il sito un attimo. Allora, andiamo qui, eccoci qua. Allora, qui abbiamo magari se non l'ha visto questo scusi, se non ha visto questo grafico, magari può chiedere Swissquote dopo per farglielo spiegare. Comunque, qui si vede che c'è il grafico dell'azione e in più qui c'è la volatilità. Allora, quello che devi sapere è che quando l'azione sale, l'azione scende. L'azione sale, la volatilità scende. L'azione scende, fa uno sbalzo in giù, la volatilità sale. Ok? Qui invece sale e questo qui era perché oggi c'era uno sbalzo che Credit Suisse ha dato le cifre e così ha fatto quello sbalzo. Però normalmente quando l'azione sale la volatilità scende. Ok? Questo qui è molto importante. Allora, se noi adesso per esempio andiamo a guardare solo questo pezzettino, allora qui vediamo, qui anzi è sceso e non è salito, però perché? Perché già era alto perché c'era ancora la tensione. Allora, normalmente volatilità sale quando l'azione scende, la volatilità scende quando l'azione sale. Perché le dico queste cose? Perché adesso noi andiamo a vedere cosa vuol dire una volatilità alta o cos'è una volatilità bassa. Andiamo a vedere Credito Svizzero. Questo qui era un prezzo in marzo. Credito Svizzero era a 17,50 più o meno e doveva pagare un dividendo che lo paga in maggio di 70 centesimi. Perché le faccio vedere il dividendo? Perché nei prezzi delle opzioni, sia nella call che nella put, c'è sempre calcolato il dividendo. Perché se noi compriamo un'opzione settembre, noi già sappiamo, ah ok, in maggio l'azione scende di questi 70 centesimi, perciò già nel prezzo dell'opzione noi lo calcoliamo, perché altrimenti quello che compra la call, se non è calcolato, paga troppo, o quello che compra la put paga troppo poco. E così è già calcolato. Ok, adesso guardiamo che c'è. Ok, sono andati indietro, scusate. Ok, allora vediamo che l'azione 17,49, prendiamo lo strike, prezzo di esercizio di 17, si paga
franco e 31 su 1,36, diciamo 1,33, 1,34. Invece se andiamo nella Nestlé, che la Nestlé ha una volatilità molto più bassa, se magari prendiamo lo strike di 76, che l'azione è 76,54, e 2,50 più o meno, 2,50 e 2,55. Magari per quelli che sono interessati, sono sicuro per quelli che comprano le opzioni o warrant, guardate l'effetto leva, leverage. E qui vedete che, dato che la volatilità nella Nestlé è a 14 e nel Credito Suisse a 24, la volatilità, abbiamo visto, è bassa nella Nestlé, perciò volatilità bassa, prezzo più basso in percentuale dell'azione, e l'effetto leva è alto a 11. Andiamo a vedere l'effetto leva qui a Credito Suisse a 7. Volatilità alta, prezzo dell'opzione alta, alto, scusate, e l'effetto leva basso. Ok? Andiamo a vedere qui nella Credit Suisse. Allora, era 1,31 su 1,35. Prezzo dell'esercizio era 17, vediamo che c'era una volatilità su questa opzione del 25%. Abbiamo visto l'effetto leva di 7,4. Andiamo a vedere invece la Nestlé. Nestlé è solo 13% di volatilità, perciò la metà. Okay? E adesso se andiamo a vedere 1,33 su questi 17, e il 7-8% allora, l'opzione, il costo dell'opzione è 7-8% di azione. Invece se andiamo a vedere la volatilità, la metà, allora, diciamo 3,60, 3,65, su questo qua sono solo il 4%. Allora, la metà, volatilità dimezzata, prezzo dell'opzione dimezzato. Questo qui è molto importante da sapere, perché tante volte magari comprate una call e poi guardate e dite: ah, ma l'azione ha lo stesso prezzo e invece la call non vale più lo stesso prezzo. Perché? Perché magari la volatilità è scesa. Se la volatilità scende, scende anche il prezzo dell'opzione. Questo qui è molto importante. Poi quello che volevo dirle è che ogni opzione ha un valore temporale. Un valore temporale è chiaro che se adesso vale 1,33 quest'opzione ed è uno strike 17. Quando arriviamo alla scadenza e se l'azione è sempre allo stesso prezzo di 17,49, l'opzione vale 17,49 meno 17 vale solo 49 centesimi e tutto l'altro è aria, valore temporale. E allora noi dobbiamo sapere che comprando delle opzioni, sia le call o le put, noi compriamo un valore, però tanto è solo aria, è solo un valore temporale che poi alla scadenza non vale più quel prezzo, perché vale solo quei 49. Ok, andiamo alla Nestlé 13, avevamo detto, adesso invece andiamo a vedere un'altra cosa. Allora, il primo prezzo, questo qui di 25, io l'avevo guardato in marzo. Questo qui mi sembra che era il 12-13 marzo. L'opzione 1,31, la volatilità 25, l'azione a 17,49. Invece oggi, o ieri, l'azione era solo a 16,23 e anche la volatilità è scesa tanto, da 25 è scesa a 20. Questo qui è uno sbalzo grande. Però vediamo che l'opzione adesso vale solo 45 se lo vogliamo vendere. Prima era 1,33, adesso vale solo 45. Qui avremo perso un bel po' di soldi. Non solo perché è passato un mese, però anche la volatilità è scesa e in più è scesa anche l'azione. Allora abbiamo perso che è scesa l'azione, è scesa la volatilità ed è passato un mese. Quello che io le voglio dire, un'opzione, lei comprando un'opzione, se lei compra una put o una call, il massimo si tiene 10 giorni e non più a lungo. 10 giorni perché?
in 10 giorni più o meno, magari se l'azione rimane allo stesso livello, perde, io dico solo, perde solo il 10%, magari il 15 o il 20%. Però lì può dire, ok, ho sbagliato, non volevo comprare, la rivendo. Non si compra mai un'opzione e si tiene 7 mesi. Mai. Magari c'è quella percentuale che lei ci può guadagnare, però la probabilità che lei ci guadagna con un'opzione che lei tiene 7 mesi è probabilmente molto, molto, molto piccola. Ok? Questo qui è importante per lei: un'opzione non si tiene più di 10 giorni. Allora, quello che noi abbiamo visto fino adesso, vi ho fatto vedere un po' di cifre, non ci possiamo ricordare più di 5 titoli alla volta. Non, allora, avendo una volatilità, ci dobbiamo ricordare il numero 16, perché se abbiamo una volatilità del 32%, dobbiamo dividerla con 16 per ricevere la volatilità giornaliera di 2. E adesso le dico l'altra cifra, il 10, di non tenere un'opzione più a lungo di 10 giorni. Allora, andiamo indietro qui invece alla Nestlé, che aveva una volatilità del 13%. La Nestlé era 17,54, però quello che io le posso dire è che in aprile, adesso ultimamente, Nestlé ha pagato il dividendo e adesso andiamo a vedere, la Nestlé adesso è 75, sì, perché ha pagato il dividendo, l'opzione vale 3,47 su 3,56, guardate la volatilità di 14,68 che prima era 13,08. Allora, la volatilità è salita, il prezzo dell'azione è sceso, però dobbiamo ricalcolare che abbiamo ricevuto il dividendo, e vediamo dopo, e lei vede che il prezzo dell'opzione, che prima era 3,65, sì, è sceso anche questo, scusate, è sceso anche questo, però almeno vale ancora 3,47, 3,50, da 3,60 che avevamo prima, 3,66. Invece quello della Credit Suisse è sceso tanto, ho detto Credit Suisse, sceso l'azione, scesa la volatilità, passato il tempo. La Nestlé, passato il tempo, ma la volatilità è salita da 13 a 14,6 e anche l'azione 75, però andiamo a vedere, 75 però erano stati pagati 2 franchi e 35 di dividendo. Perciò adesso l'azione è come se fosse a 77-87, perché lei aveva pagato 76, ha ricevuto 2,35 di dividendo, più 75 che vale adesso, sarebbe come se l'azione valesse più o meno 78 franchi. Perciò l'azione è salita di 1,7%, la volatilità è salita, perciò il prezzo dell'opzione è solo il meno 4. Del Svizzera invece meno 64. Però adesso torniamo un attimo sulla volatilità. Cosa vuol dire volatilità alta? Allora, io adesso ho preso una Credito Svizzera e una Nestlé. Normalmente non è che si può dire, ah, ok, ma 24% è alto e invece 14% è basso. No, non si può dire così, perché lei deve, come si dice, guardare solo, diciamo, lei guarda Credit Suisse e guarda UBS, dice ok, io guardo le banche. Ah, le banche hanno una volatilità di 22-23%. Ah, io vedo che fanno veramente dei grandi sbalzi. Ah, ok, allora 24%, 22-23% è basso. Magari adesso il Credit Suisse 20%, la volatilità è bassa. Magari Nestlé adesso a 14% è alta, perché Credit Suisse 20 diviso 16 è 1, 2,5% di sbalzo giornaliero. Invece la Nestlé adesso è 14,5%, più o meno a 0,9-0,9,3%. E se noi guardiamo la Nestlé, che più o meno rimane sempre uguale, magari il 14,5% è alto, e in periodo svizzero magari il 20% è molto basso. Ok, allora cos'è che abbiamo imparato oggi? Come avevo detto, l'opzione si tiene massimo e massimo 10 giorni. Attenzione al valore temporale, perché anche di sabato e di domenica, chiaramente il valore temporale non dice, ah, la borsa è chiusa, non prendo un valore temporale, anche lì lo prende. Io quello che dico sempre, quando dormite arriva il valore temporale e vi frega i soldi, perché
quello lì, il fine settimana si diverte, si prende venerdì sera, sabato sera e domenica sera. Perciò un'opzione si tiene massimo 2 giorni, sia la call e sia la put. Vi avevo parlato un po' di effetto leva, leverage, e lì anche quello lì, l'effetto leva, quello lì vale solo da oggi a domani. Magari se lo guardiamo entro 10 giorni già si può approfittare, però non è detto che l'effetto leva rimane veramente così, perché in 10 giorni noi perdiamo il valore temporale. Il 16, l'avevo detto, allora noi una volta ABB, tanti magari mi chiedono e dicono: ah, ma allora la volatilità 100% più non va? No, non è vero. ABB una volta aveva una volatilità di 120%, perché poi 120 diviso 16%. Si credeva che ABB faccia degli sbalzi giornalieri del 7% e mezzo, che è molto, però c'erano quei tempi. Poi l'ho detto anche: più la volatilità è alta, più l'effetto leva scende, perché volatilità alta, prezzo dell'opzione alto, e così chiaramente l'effetto leva è più basso. Allora, vendere put, oggi non è che ho avuto il tempo di farvi vedere bene cosa vuol dire vendere put, di farvi vedere il rischio, però comunque magari quando la volatilità è alta conviene invece di comprare dei call di vendere dei put. Questo qui si dovrebbe vedere. Ok, quello che ho detto pure, volatilità scende quando il mercato sale e quando il mercato scende la volatilità sale. E last but not least, concentratevi sui 5 prodotti, perché non siete capaci di guardarne di più. Allora, spero che avete potuto approfittare e ridò la parola a Claudio. Grazie tanto. Non ti sento, Claudia, non so se ci sei. Adesso mi senti? Vincenzo, grazie Benissimo, mille. grazie. Grazie mille per queste spiegazioni molto interessanti. Adesso vorrei mostrare come poter trovare le opzioni sulla nostra piattaforma SwissQuote e come piazzare un ordine. Quindi, se andiamo adesso sul conto della SwissQuote, abbiamo qui in alto mercati e quotazione. Basta cliccare sopra questo menu. Purtroppo la pagina di per sé non è in italiano, ma qui sulla destra in alto si può scegliere tra tedesco, francese e inglese. Il conto di per sé invece poi è in italiano. Adesso ho messo la pagina in inglese, spero che tutti o più o meno penso tutti capiscano l'inglese. Allora, andando qui su Markets and Quotes, sulla sinistra abbiamo il menu delle opzioni, quindi Options and Futures, e arriviamo su una overview, quindi dove vengono riassunti i futures più importanti dell'Eurex. Più in basso ci sono anche quelli americani trattati sul CME. Poi cliccando sulla sinistra su Europa, abbiamo di nuovo un piccolo riassunto, e in più c'è il questionario. Il questionario è molto importante perché se non avete mai trattato delle opzioni tramite la SwissQuote, è necessario compilare questo questionario. All'incirca sono 7 domande da rispondere, e che praticamente devono essere compilate per assicurarci che comunque l'investitore sia consapevole dei rischi, visto che proprio le opzioni possono essere piazzate come delle opzioni short, il profilo del rischio cambia un attimino. Quindi per questo motivo è importante compilare questo formulario. Sono 7 domande, come dicevo prima, e 6 devono essere compilate in modo corretto. Quindi, tornando poi alle nostre opzioni, cliccando poi su Europa,
E qua troviamo la cosiddetta options chain, quindi qui possiamo selezionare il titolo di base, quindi si può scegliere tra le azioni svizzere piuttosto che quelle tedesche, o anche naturalmente si può scegliere di piazzare un'opzione su un indice. Adesso io seleziono le azioni svizzere e faccio subito un esempio con ABB. Scegliamo la nostra opzione, qui troviamo la scadenza, alla sinistra i call, alla destra troviamo tutti i put. Naturalmente si può categorizzare o filtrare un attimino la ricerca selezionando qui strike oppure qua la scadenza. Io ne scelgo una, magari prendiamo una che scade a maggio. Che sia più o meno at money, prendiamo magari questa qui. Allora, cosa molto importante è accertarsi di aver selezionato l'opzione che veramente si vuole trattare. Nel titolo troviamo sempre il nominativo, poi la scadenza, quindi questo è maggio 18, lo strike. Oppure, come diceva Vincenzo, appunto il prezzo di esercizio e poi il tipo di opzione, quindi se è un call o se è un put. Molto importante ricordarsi sempre anche la contract size, quindi quante opzioni sono contenute in un contratto. Quindi un contratto contiene 100 opzioni, quindi se in caso noi volessimo comprare questa opzione, per un contratto dobbiamo calcolare uno per questi 100 e il prezzo. Se siamo sicuri di voler trattare questa opzione, basta cliccare su Trade, qui in arancione. Finendo automaticamente poi sul conto. Adesso carica un attimino la pagina. E finiamo sulla maschera di trading. Adesso questo è l'e-trading, magari alcuni di voi usano ancora la piattaforma standard, quello un pochettino a gusto dell'investitore. Questa è la nuova maschera, come dicevo prima. Qui troviamo di nuovo la nostra opzione, quindi il nominativo, il prezzo, poi troviamo la scadenza qui, il multiplier, quindi i 100 o le 100 opzioni che sono all'interno del contratto, e qui possiamo inserire il nostro ordine, quindi quanti contratti, il limite e fino a quando l'ordine deve essere valido presso il mercato. Molto importante è qui scegliere il buy to open o il sell to open. Buy to open sono appunto gli ordini long, quindi quando si vuole acquistare l'opzione, e qui se in caso si volesse andare short. In basso vediamo anche una stima dei costi e proprio parlando dei costi vorrei farvi vedere anche dove trovate il nostro listino con tutti i prezzi e tutte le condizioni, quindi basta cliccare su trading, qui costi e condizioni, clientela privata e poi andando su pricing. Troveremo qui le options futures e qui troviamo le commissioni che si pagano per contratto. Ci sono alcune opzioni che devono essere trattate telefonicamente, magari che hanno una scadenza un po' più in futuro, altrimenti possono essere naturalmente trattate online. Da parte mia è tutto. Vincenzo, vuoi aggiungere qualcosa? Ah, vabbè, l'unica cosa che voglio aggiungere è che trattare delle opzioni è una cosa bellissima perché si può fare tanto utile, però attenzione che c'è anche il rischio che si può perdere tanto. Allora, quello che avevo detto sui call, se lei compra una call e la tiene 3 mesi, magari dopo 2 mesi e mezzo
dopo 2 mesi e mezzo l'opzione vale solo la metà. Perciò attenzione con le opzioni, sì, c'è tanta possibilità di utile, ma c'è anche tanta possibilità di tutto qua. Corretto, ti do ragione. Naturalmente, appunto, dove c'è una possibilità di vincere qualcosa oppure di recuperare qualcosa, naturalmente aumenta anche un pochettino più il rischio. Questo è vero. Adesso, se ci sono domande, naturalmente chiedo ai nostri ascoltatori di poterle porle adesso, altrimenti, naturalmente, potete sempre mandarle sul nostro indirizzo email sui seminari e noi provvederemo a rispondere a tutte le domande. Naturalmente siamo anche raggiungibili telefonicamente, siamo qui dal lunedì al venerdì, dalle 8 del mattino alle 10 di sera, quindi se ci fossero anche delle domande, naturalmente siamo raggiungibili anche sempre telefonicamente. Quindi adesso ringrazio Vincenzo ancora per le tue spiegazioni, grazie mille anche per la collaborazione e ringrazio anche i nostri ascoltatori per l'attenzione e auguro a tutti buon pomeriggio. Vedo che Grazie, buon appena è pomeriggio a tutti. entrato una domanda. Allora, qualcuno vuole avere delle spiegazioni riguardo ai costi? Possiamo farlo benissimo. Giusto un istante, vado sul listino prezzi. Allora, qui troviamo i costi riguardo all'Eurex, quindi bisogna guardare un attimino il mercato, quindi abbiamo parlato dell'Eurex, qui troviamo quello dell'Orex e poi che tipo di opzioni sono? Sono delle opzioni su un'azione. Qui troviamo le opzioni sugli indici e i future e quanto si paga. Quindi qua abbiamo un franco e 50 con un costo minimo di 5 franchi per le opzioni svizzere e qui 1 euro con un costo minimo di 5 euro. Questo parlando sempre solo per contratto, quindi per contratto si paga 1,50 per le azioni svizzeri e 1 euro per tutte le altre opzioni. Chiedono se questi costi sono avendo o meno il sottostante. No, questo è per opzioni, non indipendentemente se si ha o non si ha il sottostante, si paga sempre per contratto. Questi sono i costi per comprare le opzioni, indipendentemente se si hanno, se si ha il sottostante o no. Magari per il sottostante, Sì. è chiaro. Magari qualcuno vuole vendere dei call, che io avevo detto di non vendere mai dei call, però avete il sottostante, magari, non so, magari era questa la domanda. Normalmente vendendo delle opzioni pagate un margine, però vendendo le opzioni, avendo il sottostante, il margine chiaramente non si paga. Esatto, hai ragione. Forse era quella la domanda, appunto, avendo il sottostante, come diceva Vincenzo, automaticamente il sistema prende come sicurezza il sottostante. Naturalmente, se qualcuno dovesse scegliere di non utilizzare il sottostante perché ha in programma altre cose con il sottostante, può naturalmente chiamarci e possiamo bloccare il denaro invece del sottostante. Se non ci sono altre domande, allora niente, ringrazio Vincenzo e appunto per tutte le altre domande potete mandarle per email oppure contattarci telefonicamente. Auguro a tutti Un un buon attimo, pomeriggio. Claudio, Prego. qui vedo che c'è anche la domanda per venderle. Io credo che perché avevi detto per comprare l'opzione, paghi quello, per vendere è la stessa cosa, giusto? Assolutamente, sì, ti do ragione, esatto. Allora, questo è per transazione che si acquistano o che si vendono, quindi quando si apre una posizione oppure anche quando si chiudono, i costi sono sempre per contratto. Non avevo visto la domanda, grazie mille, Vincenzo. Prego, prego. Aspettiamo un Altre domande? attimo. Dimmi.
No, dicevo altre domande. Per... Sì, Ok, allora aspettiamo. siamo arrivati. Sì, credo anch'io, Vincenzo. Ti ringrazio ancora e auguro a tutti un buon pomeriggio. Arrivederci a tutti. Vi ringrazio tantissimo per avere, per la vostra attenzione e auguro, come già detto, un buon pomeriggio. A risentirci.